in avanti, quando che sono le cinque io gli do pianto. Quando che sono le cinque io gli do pianto e me ne vado a casa assai contento. Qui abita Francesco B. con la moglie e i due figli. Ha 32 anni, fa il muratore. Guadagna circa 1.400 lire al giorno. Sarebbe quasi contento se lavorasse sempre, ma lavora al massimo 7-8 mesi l'anno. La casa è al Quarticciolo, una borgata di Roma. Questa stanza serve alla famiglia come cucina, sala da pranzo, salotto e camera da letto per il figlio maggiore. Ogni mattina alle 5 suona la sveglia. Allora comincia la giornata. Alle 5.30 Francesco prende il primo tram. Per raggiungere il posto di lavoro dovrà prendere altri due mezzi. Fa un viaggio che dura più di un'ora e gli costa circa 200 lire al giorno. Alle 7 suona la sirena. I muratori marcano l'entrata sull'orologio. Sono arrivati dalla periferia, dai paesi attorno a Roma. È gente d'ogni parte d'Italia. Romani, veneti, toscani, calabresi. Tra pochi minuti ognuno sarà al suo posto di lavoro. Comincerà il movimento degli uomini e delle macchine, la vita del cantiere e la sua voce. Adesso il cantiere è in piena attività. Ognuno ha un suo compito preciso. Noi siamo abituati a chiamarli tutti muratori, ma molte sono le loro specializzazioni. Anche Francesco è un muratore. Ma che incarico ha? Scusi, in che consiste il suo lavoro? Io devo sbruffare i piani. Che significa sbruffare? Insomma, devo preparare i piani per la messa in opera dell'intonaco. Come si chiama quello strumento che hai in mano? Mescolo. Obedimeio Tigre, che è il suo nome vero. E quanto pesa? Circa 5 kg vuoto e 8 kg pieno. È un lavoro faticoso? Beh, insomma, vero, dopo 8 ore di lavoro uno si sente le braccia morte, staccate. E quelli chi sono? I zozzi. I zozzi? Beh, così li chiamiamo noi perché insomma lavorano in mezzo al fango. Guardi come ci stanno dentro dalla testa ai piedi. Per una costruzione ci vogliono molti generi di lavoro. Gli zozzi devono fare le siringhe alla terra col battipali e poi ci si getta dentro il cemento, così la fondazione diventa resistente. Ma a quale categoria appartengono? Beh, fanno parte della manovalanza, ma i manovali devono sapere tanti lavori. C'è chi serve la gru, c'è chi scarica i sacchi di cemento. Insomma, devono tenere occhio per tutto quello che può servire al cantiere. Fanno fatica e basta. Però stanno pure a guardare per imparare. Qua è come sotto la naia, insomma. Si comincia da soldato e poi arriva fino a maresciallo. Dipende se hai voglia di lavorare, se ci sai fare, se entri in simpatia del capoccia. Proprio come la naia. Quanto guadagna un manovale? Dipende, da 100 lire fino a 180 all'ora. Ma il vero muratore che compiti ha? Dico, il vero muratore. A seconda della qualifica, se è un muratore comune, o qualificato A o qualificato B. Squadrano le pietre, fanno i tramezzi, stuccano col cemento e tante altre cose, insomma. Ce lo sa che il qualificato A è una specie di assistente? Lui deve sapere tutto il mestiere di tutti gli altri e conoscere pure il disegno e la costruzione delle porte a vela. E quelli lì che fanno? Quali? Quelli che portano quel baldacchino in processione lì. Ah, si chiamano ferraioli, cioè pensano al lavoro del ferro. Ci vogliono tonnellate di ferro per una costruzione. Prima si lavorava tutto a mano, ma poi sono arrivate le macchine.
C'è chi dice che rubano il lavoro agli operai. In parte è vero, ma è il progresso, gli si deve tenere dietro. Ma tutti questi ferri a che cosa servono? E guardi là, spuntano da ogni parte. Sono come le ossa che tengono in piedi tutto. Quello è il lavoro dei carpentieri. Vedi come fanno? Preparano la cassaforma, ci mettono dentro il cemento e quando si è asciugato staccano le facce della cassaforma e le colonne di sostegno sono pronte. Ah. Ma i carpentieri fanno un sacco d'altri lavori. Tutto quanto riguarda il legname è in mano loro. E quelle specie di croci cosa sono? Ah, quelle sono le croci di sostegno, che sarebbe un sistema friulano, ma che ora si usa anche qua. Si mettono per tenere il piano il tempo necessario. E chissà che fra qualche anno non si fanno pure le croci con i tubi di ferro, come è successo con le impalcature. Ma dica un po', c'è un santo dei muratori? E come no, San Giuseppe. Ma per il nostro lavoro ce ne vorrebbero almeno tre. E quel ragazzino? Ah, quello è un boccia, come lo chiamano i veneti. Ah. Fa l'acquarolo, cioè porta in giro l'acqua a tutti quelli che hanno sete. Guadagna circa 100 lire all'ora. Pure lui fatica e pure lui deve stare attento quando si arrampica su in cima. Noi forse le facciamo perdere tempo, eh? No, non si preoccupi, io lavoro a cottima. Cioè quando finisco il lavoro stabilito, stacco. Lavorerò di più nel pomeriggio. Ma guardi un po' là, anche quello è un carpentiere. Ah, più la casa cresce, più cresce il pericolo. Per questo sono pagati di più e hanno l'assicurazione più alta. E quando fai quel lavoro devi pensare solo alle mosse che stai facendo. Lo credo. Se pensi alla famiglia, alla ragazza, o ai fatti tuoi, ti viene la distrazione e ci puoi rimettere la pelle. Mezzogiorno. Abbiamo lasciato Francesco e siamo andati in giro per il cantiere. Adesso uomini e macchine riposano per un'ora. Ognuno, da solo o con qualche amico, si sceglie il posto per consumare il cibo che si è portato da casa. Un cibo che costa sulle 300 lire. Cantieri, a quest'ora si scherza anche, ci si diverte giocando magari con una palla di giornale. Ma qui è diverso. Non c'è tempo né fiato per cantare. Non si ha voglia di chiacchierare. Il lavoro è duro. Allora si mangia e si riposa. Un'ora vola in fretta. L'ora è passata. La sirena chiama ancora. La vita del cantiere ricomincia. Così ogni giorno, con lo stesso ritmo per tutti i giorni, fino alla domenica. La domenica è giorno di festa. Una festa fatta di nulla. Consiste nel dormire più a lungo, prendere un bagno nella tinozza di legno, pranzare insieme. Non c'è altro. Il cinema per quattro costa troppo. Sedersi in quattro al caffè costa troppo. Anche andare col tram a Villa Borghese costa troppo. Tutto costa troppo. Non resta allora che fare un giro attorno ai palazzi con la famiglia e poi andare a sedersi su un prato. Thank you.